Arianna si stava rilassando. Camminava lentamente, godendosi i raggi del sole di dicembre, così delicati ma al tempo stesso forti, che si riflettevano sui suoi grandi occhi scuri. Ciao Arianna! Come va? Bene, te? Tutto bello. Che fai di bello? Un giro, te invece? Stesso, una passeggiata. Quanto tempo che non ci vediamo? È un po', è vero. Bene, come va la vita? Bene, tutto bene. Voi che fate? Io studio, le solite cose. Sì, sto lavorando. Nulla di che. Ma ci vediamo allora. Certo. Si ogni tanto. Volentieri. Ciao. Ciao. Guardava il mare placido sotto di lei e pensava a come era cambiata la sua vita, a come, nonostante tutte le offese ricevute, fosse riuscita a diventare una ragazza forte ed indipendente. Mentre si perdeva con lo sguardo nel blu del mare, i ricordi cominciarono ad affiorare. Oh, guarda, c'è Arianna! Quella è la nostra scuola. Ma che sei brutta! Quanto sei goffa! Ma dove deve andare così? Tutta spettinata! Sei sempre sola, sociale! Ma sei proprio brutta, Scema! Scema! Si rivede bambina alle elementari, in disparte. In fondo era sempre stata una bambina solitaria e silenziosa, con pochi amici. Chiusa nel suo piccolo mondo colorato, amava sognare ad occhi aperti. Si sentiva diversa, con qualcosa di speciale, senza riuscire a capire cosa fosse questo suo essere diversa. Si sa, la diversità viene subito notata e per questo i suoi compagni di scuola da sempre la prendevano in giro. Bambini, a posto, è finita un'altra giornata, ci vediamo domani, eh? Oh, guardate, c'è la vicina calla di Arianna. Ma guardati, ma come sei brutta. Scema. Ma come sei, stai sempre sola. Non hai amici. Scema. Ragazzi, ma cosa state facendo? Ma vi rendete conto che questo è bullismo? Non voglio più vedere una cosa del genere, ragazzi. Io parlerò con i vostri genitori, anche tu, Mi sono spiegata? Bambini, mi sono spiegata? Scusi, non lo facciamo più. Ehi, domani che cosa fai? Io niente, posso giocare? No, sono per minuccia studio. Non puoi, mi spiace. Bambini, ma ci risiamo un'altra volta. Ma vi devo proprio sospendere dalla scuola, bambini. Lei deve giocare con voi, è una bimba come voi. Cosa c'è che non va? Fate squadra, assolutamente dovete giocare insieme. Va bene? Ok. Baccalalla. Tu mie, tu. Oh, pony, Zaccalia, Mustafa. Un giorno, per caso, un'amica le regalò un libro che parlava della filosofia buddista. Lei, che da sempre ne era affascinata, lo lesse con piacere e da quel momento cominciò a cambiare, a comprendere quanto la diversità di ognuno renda le persone uniche. Ah, il libro che mi dicevi sul buddismo. Grazie, non vedo l'ora di iniziarlo a leggere. La normalità, questo concetto strano che sta sulla bocca di tutti e di cui Arianna davvero non ne comprendeva il significato, perché tra sé pensava: cosa significa essere normali? Nessuno sa rispondermi in fondo. Se normale vuol dire pensare, parlare, comportarsi e fare tutti nello stesso modo, non esprimere il proprio pensiero, preferisco non esserlo, piuttosto che essere una persona incapace di essere davvero ciò che è. Gli anni passarono lenti, pesanti. La voglia di ribellarsi e di esprimersi si fece sempre più forte, ma non trovava la forza di dire la sua. Aveva 18 anni, Arianna, era l'anno della maturità. Da lì cominciò la sua rinascita, cominciò ad avere fiducia in sé, a parlare, a farsi sentire,
iniziò a battere i pugni sul banco quando qualcuno la offendeva, senza abbassare più lo sguardo, ma guardava dritta in faccia i suoi nemici. Quella bambina diversa, solo perché vedeva il mondo con occhi diversi, solo perché non sentiva con le orecchie ma con il cuore, era diventata una giovane donna fiera, orgogliosa della sua diversità. La strada era ancora lunga da percorrere ed in cuor suo lo sapeva, quello era solo l'inizio di un viaggio, di un cammino verso la conoscenza di sé.